Carissimi amici, buongiorno. Eccoci ad una nuova puntata della nostra trasmissione In Salute della nostra emittente televisiva Cilento Channel. Mi fate tante domande sull'ozonoterapia e quindi mi preme molto continuare questo discorso perché noi facciamo ozonoterapia per combattere il dolore, le ernie discali, le artrosi della spalla, del ginocchio, la utilizziamo per le insufficienze venose e soprattutto nel periodo estivo la utilizziamo per i trattamenti anticellulite. E perché questo? Perché l'ozono, che deriva dall'ossigeno, come tutti sapete, quindi è naturale, è un ossigeno a tre atomi, è una sostanza, quindi che è un gas, è una sostanza naturale, sicura, non dà allergia. E perché combatte la cellulite? Perché l'ozono, nella lipodistrofia, perché così si chiama la cellulite, quindi gli accumuli di grasso che formano la buccia d'arancio e sono così antiestetici, perché praticamente l'ozono, proprio perché è un derivato dell'ossigeno, riesce a scindere gli acidi grassi lunghi che si trovano in particolar modo nelle natiche e nelle gambe. Quindi sono questi acidi grassi lunghi che vanno a costituire la lipodistrofia o cellulite e quindi con quegli accumuli molto molto antipatici di cui ci ricordiamo in genere quando dobbiamo andare al mare. E certamente questi accumuli avrete notato, cari amici, chi ne soffre, che è difficile togliere l'accumulo localizzato, la cellulite, la lipodistrofia, soltanto con la dieta, perché la dieta non riesce a smaltirla. Invece, che cosa fa l'ozono? Rompe la catena degli acidi grassi e quindi gli acidi grassi confluiscono nel sangue e vengono eliminati attraverso le vie naturali. E poi che cosa fa ancora l'ozono? Migliora tantissimo il microcircolo perché la lipodistrofia è una malattia dovuta anche ad una cattiva ossigenazione dei tessuti, perché il microcircolo non funziona bene e quindi ci sono dei soggetti, ad esempio, che hanno delle gambe grosse già a cominciare dalle caviglie, perché c'è un accumulo, c'è una stasi, ad esempio, linfatica. Quindi se noi andiamo a riattivare il circolo, il microcircolo, sia nelle cellule di grasso adipose che si sono localizzate, la cellulite localizzata, che per quanto riguarda invece la ritenzione di liquidi, ecco che noi attivando il microcircolo facciamo eliminare tutti i liquidi che sono in eccesso, non solo, ma andiamo a vascolarizzare meglio. Vascolarizzando meglio, noi riusciamo a far arrivare l'ossigeno ozono, il quale poi elimina i grassi attraverso, come abbiamo detto precedentemente, le vie naturali. Ricordiamoci che essendo è un gas idrofobo, l'ozono tiene lontani i liquidi, allontana i liquidi per sua propria natura, quindi è potente anche sulla riattivazione della diuresi e sull'eliminazione dei liquidi. Tant'è vero che questo trattamento, non solo per la cellulite, ma anche per chi ha delle grosse insufficienze venose, quindi ha delle gambe gonfie, noi riusciamo proprio con l'ozono ad eliminare i liquidi e a farli smaltire dall'organismo, riducendo gli edemi in maniera notevole. Chiaramente, come ben sapete, è un trattamento indolore, si fanno un ciclo di sedute, che quindi sono un ciclo di sedute con ozono in cui è compreso in se stesso anche il linfodrenaggio, perché l'ozono agisce anche come linfodrenaggio. Ricordatevi che si tratta sempre di una procedura medica e quindi dovete farla dal vostro specialista che si è specializzato appunto per l'ozonoterapia e in generale per la terapia del dolore. Io vi saluto, spero che sia stato interessante anche questo. La prossima settimana parleremo del nostro approccio al sole. Caloroso saluto ai nostri telespettatori che sono sempre così affettuosi e ci riempiono di messaggi e di chiamate. A presto, un grande saluto a tutti voi.